Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti e dei reati finanziari, hanno sottoposto a sequestro nei confronti di un imprenditore cinquantenne, presidente di una società calcistica piemontese, un importo di 200.000 euro. In particolare, il personale del gruppo Locri, durante l'esecuzione di un posto di controllo, hanno intimato l'alta ad un SUV con a bordo due persone. Al controllo, l'inspiegabile nervosismo dell'uomo induceva i militari a procedere ad una accurata ricognizione dell'autovettura, al cui interno veniva rinvenuta una busta di generi alimentari contenente l'ingente somma suddivisa in banconote di diverso taglio. In considerazione dell'entità della somma rinvenuta, delle relative modalità di occultamento, nonché del fatto che il predetto imprenditore non era in grado di giustificarne la legittima provenienza, i finanzieri hanno provveduto a deferirlo per il reato di ricettazione previsto dall'articolo 648 del Codice di Procedura Penale, sottoponendo a sequestro l'intera somma di denaro rinvenuta.